evidenziare un aspetto importante, che la nostra non è una soluzione gain, cioè una soluzione bella da avere, ma è una soluzione must per il tipo di malattia che abbiamo affrontato. Questo perché la malattia di Parkinson è priva di qualunque tipo di cura e chi è affetto da questa malattia purtroppo ha bisogno di un continuo monitoraggio. Questo accade perché i farmaci che vengono utilizzati nella malattia sono farmaci tipo sintomatici, quindi non sono curativi, e tra l'altro perdono effetto nel corso del tempo. Ciò significa che più vengono utilizzati in maniera parsimoniosa, più si estende la vita e anche la qualità della salute del malato. E purtroppo dalle nostre indagini di mercato abbiamo appurato che questi controlli, perché vengono fatti dei controlli periodici, non sono assicurati con tempistiche ottimali rispetto appunto alle esigenze del malato. Questo accade per varie ragioni, ad esempio c'è un numero molto insufficiente di neurologi, un altro numero invece di pazienti affetti da questa malattia, oppure ci sono comunque delle carenze dal punto di vista economico da parte della sanità privata pubblica, oppure alti costi della sanità privata. Quindi quello che voglio dire cos'è? È che più il malato si sottopone a dei controlli, più riesce a vivere di più. Per questo motivo, avendo chiaro questo bisogno, noi abbiamo sviluppato questa piattaforma che, come si evince da questa immagine, è una piattaforma sia hardware che software. Per hardware intendiamo la presenza di un normale tablet al quale noi agganciamo una camera, per software invece è tutto il sistema. Per cui c'è il neurologo che lancia delle richieste di monitoraggio, che sono degli esercizi, e mi preme sottolineare che questi esercizi sono gli stessi identici che verrebbero compiuti nel corso di una qualunque visita di pronto neurologo, perché noi digitalizziamo questi esercizi. Dall'altra parte abbiamo il paziente che riceve queste richieste e quindi sotto una camera esegue dei movimenti. Poi degli algoritmi che abbiamo noi sviluppato eseguono questa analisi dei flussi e assegnano un punteggio. E il punteggio, ancora una volta voglio ribadirlo, è un punteggio clinico, cioè noi abbiamo preso queste scale mediche ufficiali e le abbiamo semplicemente digitalizzate. Quindi il neurologo riceve proprio un report in termini clinici, riceve delle variabili cinematiche. Questo è il nostro mercato, è stato attestato a circa 100 miliardi di mercato degli health in tutto il vecchio continente europeo. Ci sono circa 1 milione di pazienti affetti da questa malattia, non lo dico io, lo dice il Parlamento europeo, e tra l'altro ci dice una cosa ancora più negativa, che forse dal nostro punto di vista è positiva, cioè che entro i prossimi anni, 2030, questo numero potrebbe raddoppiarsi. Questi sono alcuni dei nostri contenuti, abbiamo preso quelli principali, e noi ci differenziamo rispetto a quest'ultimo perché adottiamo un sistema che non è wearable, perché abbiamo sempre chiaro chi è il nostro cliente, cioè un soggetto che purtroppo ha problematiche di tipo motorio, e quindi non vogliamo aggravare queste persone dall'ulteriore disagio di dover indossare qualcosa, ma noi non facciamo altro che replicare una visita neurologica, tant'è che proprio perché abbiamo questo obiettivo di garantire stabilità, da ultima abbiamo rilasciato una versione che è controllabile attraverso la voce. Quanto al nostro revenue model, noi inizialmente abbiamo utilizzato di dare incomodato, proprio perché sono soggetti difficili da raggiungere, la nostra piattaforma alle strutture sanitarie, possono essere le cliniche private, oppure gli stessi medici specialisti, o anche gli ospedali. Quindi in cambio di un numero minimo di monitoraggio, perché vogliamo comunque raggiungere l'obiettivo che è quello di migliorare il sistema di monitoraggio. Oppure possiamo dare anche un abbonamento direttamente ai pazienti. Questa è una piccola roadmap della nostra azienda, siamo comunque abbastanza giovani, però abbiamo già vinto un percorso di accelerazione presso team con un premio, abbiamo presentato una richiesta di tutela per eventuali in ambito italiano e abbiamo rilasciato più versioni del nostro software. Il team, non scendo qui nel dettaglio, comunque è un team che si caratterizza per la presenza di soggetti altamente specializzati nella computer vision e nella user experience. Io ho terminato. Quanto è affidabile l'algoritmo? L'algoritmo è stato testato ovviamente ancora in ambito laboratorio con dei pazienti che sono comunque dei pazienti che noi conosciamo, quindi ci sarà un nuovo passato che dovrebbe essere quello del test presso con mediche molto più grandi, però già è talmente affidabile che comunque abbiamo presentato la richiesta della Dreamfly, perché il brevetto è altro che l'applicazione informatica di quello che dice la scala medica, quindi abbiamo preso la scala di indicazioni.
piano e parimentilo con un piano con l'informatico. Ha un'applicazione specifica solo su questo tipo di... Per il momento siamo organizzati sul patching, solo che ha queste caratteristiche, però il sistema comunque è abbastanza flessibile, può essere integrato per altre macchine tipo neurodegenerativo. Quindi anche per esempio abbiamo fatto comunque delle, diciamo, abbiamo progettato per quanto riguarda gli anziani, problematiche anziani, però per il momento siamo focalizzati sul patching, però c'è la possibilità di essere flessibili. In questa interazione tra il paziente e medico, è necessario che il paziente abbia quindi un dispositivo? Sì, è un normale tablet, tra l'altro stiamo testando un processore su una telecamera nuova che può andare sul tablet ancora più, diciamo, di alto consumo, per esempio l'Android, e lo stiamo testando per quest'ultimo periodo perché è uscito da pochissimo, però comunque ci proviamo.